Per due giorni al Teatro Orfeo. Oggi si replica alle 19. La protagonista, Mirandolina, emblema della donna che si emancipa, interpretata dall'attrice Pamela Villoresi, che ci ha spiegato dietro alle quinte la sua lettura del celebre personaggio. È una donna che autonoma, autosufficiente, che paga il fatto di essere un po' più emancipata degli uomini della propria epoca, lo paga con molta solitudine. E ahimè è stata un'antesignana delle donne di oggi, perché sicuramente siamo tutte molto indipendenti, voglio dire, non abbiamo più bisogno di nessuno. Però spesso ci ritroviamo forse un po' più avanti degli uomini della nostra epoca in generale, poi certo non si può mai troppo, no? Semplificare gli umani e le cose, però è vero, a teatro ci sono donne, nei concerti ci sono donne, ai convegni ci sono donne, no? Ieri sera dunque, per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Taranto, assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, successo per il lavoro di Maurizio Panici, regista noto dello spettacolo e particolarmente caro alla città di Taranto. Io devo ringraziare la città di Taranto perché nel 1997 al Castello sono stato premiato dalla critica italiana, un premio alla regia, quindi ho una piacevolissima sensazione, proprio un ricordo meraviglioso di questa città, legato anche a un momento importante, diciamo, del mio lavoro, della mia carriera, perché comunque il premio veniva dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, quindi...